Mi piace molto il prossimo nome dato a Gesù in questo brano. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sarà chiamato Padre Eterno. La Bibbia, Isaia 9:5. Sorprende vedere le parole figlio e padre una vicino all'altra, che descrivono la stessa persona. Ma io credo che è il cuore di Dio, il cuore del Padre, che parla in questa profezia. E credo che Dio voleva che noi ricordassimo sempre che Lui desidera essere un padre per noi. Mi piace che Dio dice specificatamente eterno. Dio vuole che ti ricordi che Lui è fedele, è sempre presente vicino a te e che niente potrà cambiare questa realtà. Lui era, è e sarà sempre tuo padre, caro amico. E come padre perfetto, Lui sa cosa è buono per te. Lui volentieri ti darà ciò di cui hai bisogno. La Bibbia dice: se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo domandano. Matteo 7:11. Dio è un buon padre per te. Chiedigli cose buone per te. Grazie di esistere. Eric Sellerier.